Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Video ragazzi nella quale andremo, come avete letto dal titolo e probabilmente visto dalla miniatura, shoppare tutte le skin presenti nello shop. Premessa, il video, il titolo è un pelo clickbait, nel senso che le skin argentate e tantomeno quella che vedrete ora qua a destra di Crow non le andrò a prendere per un motivo. Quella argentata di Rico non mi piace, Rico non lo vorrei mai avere né argentato né dorato. Quella di Corvo ragazzi, semplicemente vorrei prenderla, ma quando è scontata. 300 gemme sono davvero tante. Preferisco utilizzarle per poi quando uscirà Calavera, o come Amber della Vega, la chiamo Calavera, non so per qual motivo. Quando escono insomma skin un po' più carine, finché a prezzo pieno quella di Corvo, a mio parere, non ha senso shopparla. E anzi, se vi devo dire la verità, quella di Corvo potete averla uguale, io non ce l'ho. Però voi potreste averla uguale prendendola a 50.000 punti con i punti stellari, oppure come faremo noi oggi, andremo a prenderla a 10.000 con i punti stellari. Quindi ragazzi, semplicemente non la vado a shoppare perché come vedete la differenza tra le due è di colore, quindi possiamo dire che alla fine effettivamente vado a shoppare veramente tutte le skin nello shop. Detto ciò, come avete letto in alto a sinistra, supporto Franci, quindi il video comunque è inteso anche a supportare il mio amico Franci. Mi raccomando, quando shoppate, shoppate sempre supportando il vostro content creator preferito. Speriamo che un giorno anche noi arriveremo a quell'obiettivo, chi lo sa. Detto ciò, prima di iniziare a shoppare le skin, like, iscrizione, follow. E ci tengo a dirvi un'altra cosa, cioè che nel mio server Discord, che trovate in descrizione, mi raccomando, entrate, troverete nella sezione giveaway, ora vi lascerò un video, nella sezione giveaway un giveaway attivo ancora, durerà ancora per una settimana e mezzo, di uno Squeak. Più precisamente vi regalo 360 gemme, o quante sono? 360 gemme. Quindi 21,99 € ad uno di voi, pagamento solo via PayPal. Se non avete PayPal, ragazzi, non ha senso nemmeno che partecipiate. Ora iniziamo, andiamo subito a shoppare le skin. Iniziamo con Ems, che fortunatamente oggi mi è capitata scontata, quindi vado anche a risparmiare delle gemme. Questa skin quando uscì non mi piaceva proprio per niente. Oggi che andiamo a shoppare, al giorno d'oggi, in realtà ha iniziato piano piano a piacermi sempre di più. E soprattutto la shoppo anche per il fatto che di Ems ho solamente una skin, che è quella dorata. È carina, non lo nego, però giocare sempre la stessa skin è un pochino fastidioso. Quindi perfetto, adesso avremo un'ampia scelta per Ems, tanta roba. Questa qua di Jackie, ragazzi, che non piace a tutti. A me sinceramente non fa né caldo né freddo, la reputo una skin normale, costa anche poco, quindi perché non shopparla? Eccola qua, possiamo finalmente cambiare anche un po' tra le skin di Jackie. Io chiaramente, ragazzi, avevo la skin di Jackie più bella di Jackie, cioè questa qua, selezionata, non la cambierò mai più. La andremo a cambiare oggi perché andremo chiaramente a provare quella che abbiamo appena shoppato, però questa è decisamente la sua skin più bella e nessuno lo può negare, ragazzi. Andiamo a shoppare l'ultima, anzi no, le altre ce ne sono ancora tre da shoppare. No! Non fare fail, mommy, non fare fail. Andiamo con Penny. Penny che, ragazzi, nell'account bannato avevo. Questa Penny qua ce l'avevo perché mi piaceva, sono stato bannato, lo sapete bene, quindi l'ho persa e ora l'abbiamo di nuovo. Ci tengo a fare un altro discorso riguardo al ban. Ed è una curiosità mia. Nei commenti magari rispondetemi. Se voi foste stati nella mia situazione, cioè aveste avuto un account full maxato, che aveva abbastanza rank 30 perché ne avevo molti nel mio vecchio account, avreste avuto lo sbatti, cioè la voglia che ho avuto io di rifarvi un nuovo account e portarlo alla situazione a cui è adesso? Cioè vedete che comunque il mio account l'ho, non ci ho tryhardato di più. Voi avreste avuto la voglia, la pazienza di restartare un nuovo account da zero, non maxato, e renderlo così con anche le 50.000 fatte? Lasciatemi nei commenti questo parere. Chiaramente mettete, fate finta di avere comunque la disponibilità economica di maxarlo e fatemi sapere appunto se avreste avuto pazienza o no di renderlo a questi livelli. Andiamo ora, ragazzi, con Barley. Questo qua con i punti stellari non lo utilizzerò mai, è la verità. Il rosso mi piace, è un colore preferito. Però, come vi ho detto, non la utilizzerò. Di Barley tendo a utilizzare sempre la skin canadese, la mia preferita, non la cambierò mai. Credo di avercela selezionata, spero. Spero di non aver fatto un fail. Sì, ce l'ho selezionata questa qua, ragazzi, non la cambierò mai. È proprio la skin prediletta di Barley. E ora, infine, andiamo a buttare altri 10.000 punti stellari per questa skin che non ho mai shoppato in vita mia. È la prima volta che la shoppo, in moltissimi di voi ce l'hanno, lo so già. Io non l'ho mai shoppata, non mi ha mai convinto più di tanto, però effettivamente ora che la guardo, un bel colore nero, ha dei bei dettagli e soprattutto anche gli effetti in gioco cambiano. Ora andiamo col test subito delle skin, perché bando alle ciance, andiamo a selezionare quella di Ems, eccola qua,
Futuro, sì. Sfortunatamente sapete bene con i brawler alti, quindi ci metterò un po'. Io qua taglierò. Mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi, commentate, supportate e seguite il link in descrizione. Mi raccomando, ragazzi, conto su di voi. Ci vediamo alla partita. Ed eccoci col game, ragazzi. Vi assicuro che ci ha messo letteralmente 5 minuti ad iniziare. Abbiamo un'altra Ems con la stessa skin contro. Quindi cerchiamo di tryhardare per dimostrare chi è la Ems migliore, boys. E ok, per ora sembra essere lei. Cerchiamo di giocare un po' più con la testa. Ok, abbiamo Genio qua, la Ems che ora hit molto bene. Qua ragazzi possiamo dire di aver fatto un lavorone di pulizia, clean, e speriamo che non segnino. Abbiamo uno il primo in team, ragazzi. Cioè ieri ci è capitata la Shelly, oggi ci è capitato il fottuto il primo. La prossima volta dacci un Dynamite, che abbiamo fatto, un full in. Va bene, lasciamo perdere il tilt, ragazzi, non tilteremo. Vediamo un pochino se Genio. Buono, buono, buono. Ci sta, perché voglio dimostrare comunque con la skin delle vittorie. Non voglio delle lose, lo sapete bene che le lose nei miei video sono sempre presenti. Ma io vorrei portarvi un contenuto un po' più all'altezza di Mommy Jordan. Qua ragazzi sono stato hitato un po' troppo, però ho la ulti, quindi di sicuro riuscirò a difendere molto bene. Sapete che la ulti di Ems è mostruosa. Ce l'ha anche l'altra Ems. Ok. Devo recuperare, assolutamente. Credo di averla strappata della cura. La Ems, fortunatamente la chiamiamo. Oddio, mamma. Oddio, sono da solo a difendere, eh? Non me ne ero reso conto. Però io difendo da... No! Il fuoco. Quanto è buggato il fuoco di Stu, ragazzi? Ditemi, per favore, che anche per voi è buggato, perché io non ero letteralmente sulla scia dello Stu. Ma il fuoco mi ha preso comunque. Genio muore. Genio muore, Genio muore. Oddio, ragazzi, ma quanto sono forte con Ems. Ma non potete negarlo, non potete. Cioè, non... Se chi dice che sono scarso con Ems, ragazzi, non ha per niente ragione, perché veramente quello che sto facendo è mostruoso. Molto bene, la palla in difesa da parte del primo, il che non mi va molto bene in realtà, perché io voglio giocarmela. L'altro Genio è proprio scarso. E qua, ragazzi, al gadget probabilmente pure. Ok, ok, buona la difesa, buona, buona, buona. C'è solo lo Stu come prima. Il povero Stu è l'unico a rimanere vivo. Speriamo che non faccia un gol così. Non l'ha fatto. GG, il nostro Genio spinna. Io non spinnerò perché non sono toxic. Cheat. Ok, molto bene qua la difesa. E come vedete ora deve stare stando sulla destra, ma noi facciamo una roba del genere giusto per garantirci lo star player. E ora vedrete che lo star player per forza è mio, eh. Easy. Contro persone a 1100 con i randomini. Meglio di così, proprio wow. E ora andiamo a selezionare la seconda skin e andiamo un pochino... Ma quindi era Underdog? No, non era Underdog, perché stavano meno di 200 coppe di differenza. La seconda skin, se non mi sbaglio, era quella di Penny. Quindi andiamo a selezionare la skin di Penny, che è esattamente chissà dove. Non la vedo, non la vedo. Penny, dove sei, Penny? Eccola qua. Ecco qua la skin di Benny, andiamo a selezionare questa e provarla direttamente in game. Eccoci col secondo game, boys, siamo diretti col secondo game. Abbiamo una skin argentata insieme nel team, poco ce ne facciamo però. Basta che la giochi bene quello Spike lì. Spike, ragazzi, argentato, mi sa che sarà il mio prossimo obiettivo da acquistare. Io già ho poco oro, però ragazzi, cioè... Ah, bel gol questo. Gol un po' stupidino, preso davvero... troppo facilmente. Io mi devo ancora fare mortaio, che arriverà esattamente ora. Eccolo qua. Posso mettere qua, ma probabilmente lo pullerà il Genio, ne sono quasi sicuro. Non l'ha pullato, ma comunque è stato fatto fuori stra facilmente dagli avversari. Compagni stavolta un po' più scarsini, si nota la differenza. Guardate anche lo Spike che spara sul muro. Che sta a fare lo Spike? Ok, almeno non l'ha passata al Daryl di auto aim, perché lì sarebbe stato proprio il colmo. Se mi fa fuori mortaio, impazzì. Mi ha fatto fuori mortaio, mannaggia lui, oh. È immortale quel Daryl. Lo Spike FK. Io provo giusto a pararla per evitare di perdere in 10 secondi. Ma il gol comunque sarà inevitabile. Ma il mio mortaio, quanta poca vita, che ogni 2x3 muore subito. Il Genio e il Spike di nuovo FK. Però spawna giusto in tempo, ritorna online giusto in tempo per far fuori il Genio. Quindi non subiamo il gol. Mi passano la palla. Questo, ok, ok. Il Spike forse si è riattivato, ragazzi. Speriamo in bene, speriamo. Mortaio di nuovo, boys, che vi devo dire? Tanto questo qua lo pulla? No.
Peccato il terzo gadget, ma alla fine il gadget in sta mappa qua, Penny è poco utilizzata e soprattutto il gadget non è che faccia tutta questa differenza. Ma d'altronde anche il mortaio noto che non è poi così forte, o almeno in questa mappa, poi Penny è fortissima, non lo nego. Però in sta mappa qua il mortaio ha avuto davvero poca utilità. Ok, stiamo continuando a difendere ad oltranza, ma eccolo qua. Rivalgo degli avversari, 2-0. Porca miseria. Non ho potuto difendere, non avevo danni a sufficienza, quindi è arrivato la loro win. Erano altri player molto forti, li conosco. HK in teoria è 50.000 di record. Esatto, 50.000 di record. Va bene, rip. Andiamo con la Jackie. Jackie, ragazzi, che sarà l'ultima skin del video, se no il video durerà troppo. Le skin con i punti stellari, ragazzi, se lasciate 2.000-3.000 like, ve le porterò poi in un altro video. Detto ciò, andiamo a selezionare l'ultima skin del video. Eccola qua, Jackie Cantiere. Mi raccomando, lasciate nei commenti, oltre alla domanda che vi ho fatto prima, anche quale di queste tre preferite. Secondo me Ems è la migliore, non c'è proprio un minimo dubbio, non c'è un bra di dubbio. Andiamo con la partita, non inizierà subito, quindi andiamo direttamente quando siamo in game. Ed eccoci con forse l'ultimo game della giornata. Spero che ultimamente i contenuti sul canale, ragazzi, vi piacciono. Sto dando davvero il massimo per portarvi un contenuto di qualità. Anche le miniature fatte da un ragazzo che probabilmente vi lascerà in descrizione, lo ringrazio davvero tanto. E qua, boys, cerchiamo un attimino di gestircela con Jackie. Io in realtà sono counter di Carl, quindi potrei anche pusharlo. Però ho paura della Belle, capite bene che la Belle, se io pusho, andrà di supporto al Carl. Va bene, molto bene qua il push, perché è stato molto aggressivo. Qua forse ho rischiato troppo. La Sandy prende la palla, ma fa comunque una bella doppia hit. Il Carl, ragazzi, ve lo assicuro, è molto bravo. Ho visto un po' i suoi movimenti e non gioca male. Non gioca male, ora mi rimangerò tutto quello che ho appena detto. Speriamo di no. Ok, Carl quest'altro invece sta dando molto fastidio. Più che altro. E qua, boys, cioè, mamma mia. Se non lasciate like per questa azione qua da parte mia, se non lasciate like adesso, dimmi che segna. Io ve l'ho detto che questo Carl era forte. Io, ragazzi, sono un osservatore, io scruto tutto. E come avete visto, il mio compagno, effettivamente. Oh! Scusate questo suono ambiguo, ma credevo di aver potuto segnare, ma il Carl, come vi ho spiegato nel video scorso, è diventato uno dei più forti del gioco. Lo vedete giocato sempre, è mostruoso. Si è teletrasportato praticamente sulla palla e l'ha parata. Ma va bene, io potrei andare sulla destra, fascia destra, saliamo. Faccio fuori qua. Jackie, ragazzi, è uno di counter di Carl, molto molto buona. Insieme a Stu. Quasi. Quasi golazzo. Brava, cioè la Sandy in realtà non sta facendo nulla. Però brava se lo fa fuori, ok, l'ha killato, quindi molto bene. Una hit e posso farmi la ulti. Cerchiamo di stare qua, ma il Carl mi ha visto, palese. Ok, mi ha visto, sì, sì, sì. Per avermi visto, mi ha visto. Ora speriamo che non mi hitti, così i suoi compagni non mi vedono. In teoria la Belle non mi ha visto, il Carl poteva hittarmi, non mi ha hittato. Rimbalzino, i rimbalzini. I rimbalzini, mannaggia i rimbalzini. Basta di attaccarmeli, mannaggia il Carl, oh! Per fortuna che ho fatto fuori il Surge, altrimenti avrebbero segnato, ve lo giuro avrebbero segnato se il Surge non fosse morto. Quindi molto bene, difesa ad oltranza ora la dobbiamo fare noi per vincere e portarci a casa questo game, altrimenti porteremo in questo video due lose, ma io due lose non le voglio portare. Ora tutti i vari rimbalzini arriveranno addosso, ma io killo il Carl, killiamo anche il Surge, vai Carl, se riesci segna, non riesce. Ma il nostro 1-0 ce lo portiamo a casa, vinciamo la partita contro stavolta, ok, non li conosco. Un'altra volta star player, quindi GG, abbiamo mostrato comunque anche la nostra bravura in game. Io vi ringrazio per questo video, mi raccomando supportate e lasciate like perché abbiamo shoppato un sacco, 50 euro buttati. Buttati no, perché alla fine mi mancavano le gemme, quindi sono felice di aver fatto di nuovo una scorta di gemme supportando il mio amico Franci. Mi raccomando supportate il vostro content creator preferito. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi.